Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Da 10 anni. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Maurizio Merluzzo all'anteprima di Batman. Non sei tra le voci di Batman, ma cosa ti incuriosisce di questo film? Anzi, The Batman. Allora, io non sono tra le voci perché io sono già un supereroe della DC, sono Shazam, quindi non sono tra le voci di Batman. Sono curiosissimo perché stimo molto Robert Pattinson come attore, sono in realtà molto curioso, dopo tutti i vari Batman che ne abbiamo vissuti e visti tantissimi, di vedere questa volta cosa ci capita. Senti, invece raccontaci di cosa stai facendo adesso. Adesso sto lavorando su tantissimi progetti, sia in video sia in voce. Alcuni non li posso ancora annunciare, ma spero di poterlo fare presto, perché come sapete in questo mondo si può dire solo quando si ha l'ok. Il doppiaggio della tua carriera che ti resterà per sempre nel cuore? Ce ne sono tanti, però se stasera parliamo di supereroi si continua a parlare, direi Shazam, che tra l'altro è stato poi anche il mio primo protagonista al cinema. E invece il doppiaggio che ancora vorresti fare? Shazam, voglio andare avanti a doppiare il 2, il 3, il 4, il 5, li faccio tutti. Senti, mi racconti invece quando è che hai scoperto che con la tua voce potevi e volevi lavorare, come sei entrato nel mondo del doppiaggio? In realtà ho scoperto che volevo, poi che potevo. Okay. Ho scoperto che volevo quando avevo 7 anni, quando riconoscevo le voci dei cartoni animati. E quindi poi ho sviluppato tutta la mia crescita in funzione di quello, dell'imparare a recitare, dell'addizione, della recitazione, la passione per il cinema, per il teatro, tutto si è evoluto, ma sempre la direzione è stata quella del doppiaggio. Che cosa ci vuole per essere un buon doppiatore e un bravissimo doppiatore? Un bravissimo non lo so, magari ci arrivo. Per essere un buon doppiatore non bisogna pensare che la voce fa un doppiatore, perché molte volte i ragazzi mi dicono: Maurizio, mi dicono che ho una bella voce, posso fare il doppiatore? Io gli rispondo: io ho delle belle mani, posso fare il pianista. Non è la stessa cosa, ci vuole studio, dedizione, passione, tanto tanto impegno. Bene, allora consigliamo di impegnarsi ai giovani che vogliono fare il tuo lavoro. Sempre e per tutto, per qualunque cosa, non solo per il doppiaggio, impegnatevi per tutto. Un saluto da Maurizio Merluzzo a voci.fm. Ciao! Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Da 10 anni. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce.